Buon Halloween a tutti ragazzi dal parcheggio del Fiordaliso di Rozzano. Stasera siamo venuti a trovare gli amici di Corsico Car Meeting. Questa è l'organizzazione, tutti ragazzi molto raccomandabili. Parliamo subito con lei, Federica Massa, che è una delle organizzatrici. Allora, parlaci un po' di questa manifestazione. Allora, questa sera eravamo in tantissimi, abbiamo raggiunto più o meno le 600-700 macchine e abbiamo organizzato questo raduno di mercoledì. Generalmente lo facciamo sempre di martedì, proprio per consentire a tutte le persone anche lontane di venire qua e di stare insieme a noi. Parliamo anche un po' di come è partito. È partito all'incirca 5 anni fa all'IKEA di Corsico, per quello che ci chiamiamo Corsico Car Smith. Ricordiamo che l'evento è gratuito. Assolutamente sì, l'evento è gratuito. Siamo sempre tutti martedì qua a Rozzano e abbiamo le braccia aperte a tutti quanti, dalla macchina originale a quella più elaborata, ovviamente. Adesso noi invece portiamo i nostri amici a fare un giro qui per il parcheggio, ma prima di andare ti chiedo qual è la tua auto preferita. Allora, ho un po'... Io dico ho il cuore verso i giapponesi. Mi piace la velocità, ovviamente la velocità in pista, non per strada, perché è assolutamente pericolosissimo. Però sì, lì sì, mi troverete lì, quando volete. Prima tappa sarà molto probabilmente Franciacorta. Boom! 1992 scendeva su strada questo mostro che poi avrebbe anche corso nel Mondiale Rally. Stiamo parlando della Ford Escort RS firmata da Cosworth. In questo caso c'era un 2000 da 220 cavalli, un 4 cilindri turbo che pensate faceva girare tutte e quattro le ruote. Ovviamente cambio manuale e l'estetica famosissima per quell'ala mostruosa che c'era al posteriore. Di norma non dovreste vedermi in questa posizione perché questo tipo di vettura, la Mazda RX-7 terza generazione, è sempre seguita da una nuvola di fumo data da un drift incredibile. In questo caso avevamo 255 cavalli dati da un motore rotativo, da un Wankel, una vera rarità nel mondo delle autovetture, doppia turbina sequenziale Hitachi, 255 cavalli che alla fine erano arrivati a superare anche il muro dei 300. Dove è il motore? Tra l'altro ragazzi abbiamo incontrato anche il mitico Deadpool che è arrivato dopo lo sbarco al cinema di qualche mese fa. Com'è essere qui stasera? Allora, qui c'è scritto XL. 1, 2, 3, 4, 5, non siamo ancora arrivati, 6, 7. Beh, un bel transatlantico. Ed ecco il modo giusto per parcheggiare quest'auto. Siamo ancora in Giappone. Questa è la Nissan Silvia S14, un'altra delle vetture più iconiche nella filosofia del traverso. Per lei c'era un 2000 turbo da 200 cavalli per la versione europea, mentre la versione per il mercato interno arrivava a 217 cavalli. Adesso invece andiamo in Germania, dove negli anni 90 Audi, per rivaleggiare contro le supercar dell'epoca, vi proponeva questa, guardate un po', una station wagon, non una qualunque, la RS2. Questa è la prima che vedo su strada, un vero e proprio pezzo di storia per la casa di Ingolstadt. Sotto il cofano c'era un 2002 5 cilindri turbo da 315 cavalli che, pensate un po', in quegli anni riusciva a far passare questo missile da 0 a 100 in 4,8 secondi e a fargli superare 260 km/h. Pensate un po', affiancavate una Porsche, quella vi guardava con un'aria un po' così altezzosa e voi la lasciavate lì con un palmo di naso. Si sta divertendo il raduno, le piace? Concludiamo con lei, la Mazda MX-5, questa è l'NA, la prima generazione, buonissime credenziali tecniche per questa piccola sportiva e un prezzo che non ha mai ucciso nessuno. Forse.